Ciao, ciao. Ancora. Ciao. Ok, come ci sono finita qui? Can't feel my body, cold against the concrete, but I can't seem to get enough. My mind is fixed on what it wants. I just let you be. Mi sono fatta prestare la bicicletta bionica da mio fratello. This is a no go. I just can't take cold. This is a danger zone. Back up and get me home. C'è un problema con questa bicicletta. Ha i pedali da ciclista, cioè dove si incastrano le scarpette, e io non ho le scarpette da ciclista, però a quanto pare li puoi girare e pedalare normalmente, è quello che sto facendo, ma si girano, quindi ogni tanto mi trovo la punta del pedale nella scarpa, non è tanto comodo. Ho preso la bicicletta bionica di mio fratello perché oggi ti porto in un posto molto bello di Cagliari che si chiama Molentargius. In sardo, Ismolentargius, sembra arabo in effetti, sembra un po' aramaico, erano i conduttori degli asini. Tant'è vero che su Molenti è l'asino. No, non ti sto portando a vedere gli asini al posto delle pecore. No, qualcosa di molto più affascinante. La storia del parco è strettamente legata a quella delle saline, dove appunto si raccoglieva il sale in dei carretti che venivano poi trainati dagli asini, da su Molenti. La zona infatti ha rappresentato per secoli il bacino più ricco in Sardegna per l'estrazione del sale dalle acque del mare, interrottasi solo nel 1985. L'area umida di Molentargius ha poi attraversato un percorso di riqualificazione e trasformazione in quello che ora è uno dei siti più ricchi di specie dell'avifauna dell'intera Sardegna. Quindi ti dicevo, non ti farò vedere né asini né pecore, ma ti faccio vedere una cosa molto più affascinante, che sono i fenicotteri rosa. Questo posto è una riserva naturale dove nidificano i fenicotteri rosa, cioè non Aruba o cose del genere. Siamo in Sardegna, siamo in un parco protetto bellissimo dove puoi connetterti con la natura e trovi i fenicotteri rosa. È bianco perché probabilmente deve mangiare ancora un po' più di gamberetti, perché i fenicotteri, per chi non lo sapesse, prendono il colore rosa dal fatto che mangiano i gamberetti. Rosa, rosa, rosa lì, rosa, rosa, rosa. E questa è proprio la zona dove nidificano. È uno spettacolo, è bellissimo. Che pace. Certo che dalla frenetica Milano alla bella e selvaggia Sardegna, tanta roba. Ogni tanto serve questo. Io sono qui e i fenicotteri sono qui. E ora, come qualsiasi gita che si rispetti in Sardegna, andiamo a mangiare al mare. Il parco Molentargius Saline si trova nel sud Sardegna, fra Cagliari e Quartu Sant'Elena, affacciato sul famoso lungomare Poetto. Quindi è ovviamente impossibile non andare a mangiare un'insalata o quello che vuoi di fronte al mare, godendoti ciò che la nostra madre terra ti offre. Questo è uno dei tanti bar-ristoranti che si trovano sul lungomare Poetto. Come puoi vedere, io ho optato per un'insalatina rinfrescante. E qui abbiamo iniziato ad avere qualche problemino tecnico di saluto al pubblico. Perdonaci. E ciao ancora. Devo dire che l'insalata era molto buona. Ancora. Besitos! Devo sapermi nata.
credo che questa bicicletta, cioè non è che credo, so che ha le marce, ma è una bicicletta così tanto bionica che devo capire come si usano. C'è la parola.